La fame di posti letto per accogliere i migranti in arrivo dal Nord Africa si fa sentire in tutta Italia, anche la provincia di Verona si sta attrezzando, la pressione continua a salire e nessuno vuole grossi agglomerati né tantomeno tendopoli. Noi stiamo lavorando per operare su due piani, da una parte garantire il turnover, come attraverso le revoche di quanti hanno perso il diritto, anche sulla base delle nuove direttive date dal Ministero dell'Interno. E poi stiamo procedendo, laddove possibile, ad ampliare la disponibilità del sistema di accoglienza. Finora è un'attività complessa, ma ci stiamo riuscendo. Tra le soluzioni individuate nelle disponibilità del demanio, anche 23 appartamenti a Bussolengo, confiscati dopo un'inchiesta sulla prostituzione e che si trovano però in un condominio dove gli appartamenti non confiscati vengono utilizzati per scopo turistico. Questi beni sono da tempo di proprietà dello Stato e quindi a maggior ragione si tratta di far valere un provvedimento dell'autorità giudiziaria che è diventato definitivo e quindi provvederemo poi con tutti i mezzi e con tutti i modi, anche eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, a utilizzare questi appartamenti. C'è da dire che nei prossimi giorni ho convocato già una riunione con il demanio e anche con il provveditorato alle opere pubbliche per verificare se ci sono degli interventi necessari per rendere questi appartamenti utilizzabili.